Siamo in Trentino, quindi si parla una trentina di minuti, vero? Trentatrezza. No, io non parlo mai di piazze, perché mi sembra che le piazze ci sono, no? Le piazze ci sono, gli architetti. Finché una piazza funziona, una piazza, quando non funziona più, non è più una piazza. Se in quel caso chi è preposto alla sua sopravvivenza ha voglia di farla continuare a vivere, fa delle scelte in genere che riguardano attività, soprattutto effimere, fisse, temporanee o no, e cerca di farla rivivere. Certamente il problema, la piazza esiste perché esiste soprattutto per motivi funzionali, come ha detto anche Gelosa in vari passaggi, perché, o è stato detto anche prima, no? Servivano a far defluire le masse, le comunità prima o dopo le funzioni religiose, servivano per vendere le erbe, e servivano, non so, per poter avere una distanza sufficiente per vedere quanto era bello il palazzo del governo, no? Quindi, man mano che le funzioni commerciali, rappresentative, sacrali si allontanano dalla vita delle persone e dai centri delle città, ovviamente le piazze non sono più come prima, e quindi in genere tentiamo di tenerle in vita un po' artificialmente, un po', diciamo, con delle cose che sono un po' vere, un po' artificiali, a volte funziona, a volte no. Però, diciamo, indubbiamente noi siamo delle comunità, siamo comunità, ognuno di noi appartiene a molte comunità, no? Se uno di noi entra, se ha un avatar, è nella comunità di Second Life, ma allo stesso tempo è nella comunità degli architetti o quella degli schizofrenici, come potrebbe essere, non so, nel mio caso, o mille comunità. Le comunità hanno bisogno di luoghi per incontrarsi, questi luoghi, diciamo, convenzionalmente li chiamiamo spazi pubblici, per cui ecco, mi trovo più interessante parlare di spazi dove le persone si incontrano in vari modi, compreso quelli appena raccontati, piuttosto che di piazze, anche perché, diciamo, vorrei innanzitutto sfatare una specie di leggenda o comunque un luogo comune, direbbe Alberto. Le piazze non le ha mica uccise la città diffusa, le piazze non le ha uccise la cultura moderna, no? Non le ha uccise la metropoli tentacolare interminabile, oppure lo scenofleggio di villette e villule che occupa i nostri territori. La piazza l'ha uccisa l'architettura moderna, no? Cioè, con la nascita l'architettura moderna non ha mai pensato a una piazza, l'architettura moderna ha progettato espansioni suburbane, no? Residenziali della città centrale, che mano a mano hanno reso, come dire, le piazze della città centrale così remote, così insufficienti, così appunto confinate a dei ruoli specifici che non funzionavano più, non erano più abbastanza grandi o non erano più abbastanza raggiungibili, eccetera eccetera. Quindi forse è la falsa coscienza del moderno, no? Che furbescamente fa ricadere sul postmoderno la colpa di aver cancellato le piazze. Le piazze sono già belle che scomparse nell'architettura moderna. Chiaramente appunto le città sopravvivono, ma le città si modificano attraverso tutto il moderno, il postmoderno, eccetera, i tempi, moderni e postmoderni, eccetera, e quindi piano piano evidenziano il problema che un archetipo architettonico a cui eravamo abituati a ricorrere non funziona più. Ove per piazza in genere si intende tutto un sistema di spazi aperti, infatti piazza, cioè viene in mente il Nolli, che forse alcuni degli architetti che mi hanno piaciuto citavano sotto traccia, o i disegni di Colin Rowe sul piano del vuoto della città, è un sistema di spazi vuoti che prima aveva un funzionamento perfettamente integrato con quello degli spazi pieni e delle persone che l'abitavano, e che viene in qualche modo messo in crisi dalle dimensioni, dal fatto che le persone non vanno più a piedi, non usano mezzi di trasporto, dal fatto che, come dire, per cosa si viene inventato l'ascensore, quindi dentro un palazzo ci possono stare migliaia di persone, eccetera, eccetera. Quindi ecco il primo assassino, se vogliamo individuarlo, della piazza è certamente, o dello spazio pubblico tradizionalmente inteso, è il moderno, non certamente quella specie di degradazione dei modelli urbani a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Infatti, appunto, già negli anni 50, negli anni 60, gli architetti
si dibattono alla ricerca di modelli urbani che certo non possono prevedere al loro interno l'esistenza di uno spazio pubblico tradizionale, no? Quindi l'esistenza di una piazza o di qualcosa che gli somiglia, di un luogo dove le persone si incontrano come si incontrano o si incontrano tuttora quando vivono dentro gli spazi storici. Anche perché, diciamo, mi pare che in qualche modo c'è stato un dialogo tra persone, un dialogo trasversale molto interessante, perché Renato stamattina citava, Bocchi stamattina citava quella critica un po', diciamo, trombonesca di Cacciari alla città contemporanea, che certamente non può più essere il luogo della politica così come lo intendevamo prima, che quindi non può essere rimpianto a questo luogo, anche perché, come ci spiegava perfettamente il giornalista prima, non abbiamo più bisogno di avere gli spazi che funzionano allo stesso modo in cui funzionavano prima.